Benvenuti a Claus Condicio, abbiamo al telefono Alessio De Giorgi, un imprenditore, un uomo di spicco, una persona che si è molto distinta in questi anni anche per essere un animatore culturale e sociale. Buongiorno dottor De Giorgi. Buongiorno a lei. Buongiorno. Dunque, noi l'abbiamo chiamata perché sul suo sito, che rimane uno dei punti di riferimento, parliamo di www.gay.it, della riflessione, anche un sito di notizie, un vero e proprio giornale, una fonte di notizie, spulciando insomma nei blog che voi molto ben fatti, tra l'altro molto ben scritti, curate, sulla vicenda appunto dei rapporti tra omosessualità e divisa, in particolare tra omosessualità e carabinieri. Sull'onda anche di un fatto di cronaca che è successo a Genova, sul quale poi arriveremo, volevo fare una prima domanda. Ci ha colpiti il blog Carabinieri Deluso, cioè un carabiniere deluso vi scrive e racconta un'esperienza abbastanza agghiacciante, parla di, appunto, dell'estrema difficoltà dei carabinieri a vivere la propria omosessualità e soprattutto denuncia, ed è qui la vera notizia, denuncia che esiste una pratica, parla proprio di spie, di gente che va a controllare altri carabinieri se nei locali gay ci sono carabinieri e lo segnalano alle loro autorità, dell'esercito, eccetera. La prima domanda è: i vostri autori, come si chiamano, sono attendibili? Ma le segnalazioni che vengono fatte in genere sono abbastanza attendibili. Andare a sapere se quella segnalazione lì specifica è attendibile o meno è estremamente difficile, perché parliamo di segreti all'interno di un corpo che rimane militare come quello dell'Arma dei Carabinieri. Devo dire però che io so che certi tipi di controlli in generale l'Arma li fa, non soltanto per altro se sono omosessuale, ma anche su altre questioni, in generale sulla moralità, sul comportamento dei propri, anche all'interno delle mura domestiche dei propri uomini. Forse in certi casi, anzi sicuramente in certi casi, andando al di là del dovuto, del lecito, ecco. Io credo che ci sia un'evoluzione culturale in corso, ancora molto lenta, su questi temi. Nel senso che la situazione è migliorata, io credo, sta migliorando, perché la sentenza che lei citava, quella che appunto ha sancito il diritto di questo carabiniere dichiaratamente omosessuale di rimanere nell'Arma, è uno dei tanti segnali che vanno in quella direzione. Anche la nascita di Polis Aperta, che è un'associazione che raccoglie militari dell'Arma dei Carabinieri, come di altre forze, sì, dichiaratamente omosessuali, è un'associazione che 5, 10 anni fa, 20 anni fa non sarebbe stata possibile. Sì. Quindi ci sono anche le dichiarazioni del ministro La Russa recentemente. Però, prego. Sì, però sì, La Russa ha fatto queste dichiarazioni, però la domanda è un'altra. Lei conosce il mondo, non solo ovviamente, ma anche il mondo dei locali molto bene, e qui la cosa che ha colpito e su cui volevo riflettere con lei è che lui segnala che, proniamo che i controlli siano occasionali, magari non sono sistematici, chi lo sa. Allora, intanto che ci sia un controllo sulla moralità, ovviamente anche il mestiere dell'Arma, questo è ovvio. Ecco. Questo però, se si scopre, esatto, fa anche parte del discorso. Però se si scopre che uno è un carabiniere che frequenta locali gay, mi pare di capire che ci potrebbero essere dei problemi. Allora, se è vero che non possiamo dire che se questa testimonianza sia attendibile, questo me ne rendo conto, questo problema però invece c'è o no, dalla vostra esperienza? Allora, io segnalazioni di carabinieri che hanno avuto problemi all'interno dell'Arma perché scoperti essere omosessuali, noi ne abbiamo avuti degli anni, tante, sì, tante. Diverse. Carabinieri spostati dalla loro sede. Devo dire che appunto però c'è un cambiamento culturale in atto. I problemi rimangono però. Sono, credo, macchia di leopardo, perché poi dipende molto anche dal comando singolo, cioè magari il comando un po' più illuminato che, come dire, tiene molto bene in considerazione certi tipi di segnalazione, altri che invece lo sono meno, ecco. Certo, però qui secondo lei uno che frequenta abitualmente un locale gay, un carabiniere, può incorrere in problemi secondo lei? Secondo me sì.
Ancora sì. Cioè, ancora sì. Non è una cosa pacifica, tra virgolette. Cioè, viene... Non è una cosa pacifica, sicuramente. Prima o poi questo avvenimento cambierà, però sicuramente oggi non è ancora pacifico. Ma non è ancora pacifico nemmeno, credo, per altre forze dell'ordine, forse la polizia un pochino sì, un pochino di più sì, ma neppure per i militari. Ecco, io guardi, recentemente abbiamo avuto l'episodio di un ragazzo gay, militare, che è stato coinvolto suo malgrado in una... è stato aggredito suo malgrado, non ha potuto nemmeno... ha preferito evitare di andare in ospedale e ha preferito andare in un ospedale di un'altra città per non essere, diciamo, scoperto nella sua omosessualità, perché la vicenda era venuta di fronte a un locale gay con un ragazzo che lo aveva aggredito, ecco. Certo. Quindi questi problemi ci sono ancora, evidentemente. Anche se l'arma ha detto che lui invece che lui aveva, mi pare di aver letto, di un rapporto con un minore, non ho ben capito cosa avevano tirato fuori dopo, che non era stato mandato via, o voluto mandare via per quello, ma per un'altra vicenda. Invece a lei non risulta, cioè il motivo era quello, corretto? Beh, devo dire che il tribunale gli ha dato ragione, quindi credo che il problema non sussisteva, non c'era un problema di relazione con un minore, c'era un problema di fatto che questa ragazza era un ragazzo gay e era stato così. Senta, voi cosa chiedete? Ovviamente che questi controlli cessino, no? Questa è la prima cosa, immagino, no? Se ci sono, che cessino. Ma io ripeto, sicuramente non ci sono controlli specifici, cioè noi non, i gestori di locali gay non mi hanno mai segnalato controlli sistematici specifici a danno di altri carabinieri. Io ho qualche amico gay carabiniere, cercano di frequentare il meno possibile, questo sì, ecco. Questo è un'indicazione. Noi chiediamo certamente la parità assoluta, nel senso che io apprezzo e sostengo l'arma dei carabinieri, sostengo i controlli che fa sul proprio personale, controllare se però questo ha, come dire, un orientamento di tipo omosessuale non è lecito, ecco. Ha più senso verificare se il suo comportamento omosessuale o transessuale che sia, come dire, rientri nei canoni che l'arma si è data, ecco. Certo, assolutamente al codice. L'altra, in positivo, cosa si può dire? Anche che ovviamente se non ci siano dei controlli, l'auspicio non ci siano dei controlli mirati, e soprattutto che ci sia libertà da parte dei carabinieri di frequentare i locali che vogliono. Questo mi pare chiaro, visto che comunque qualche problema potrebbe sorgere, è corretto? Ma tra l'altro io credo che questo sia anche un vantaggio per chi fa un'attività investigativa come quella di polizia e carabinieri. Perché cioè, non è un caso che nelle grandi città all'estero, ovviamente non in Italia, la polizia, i carabinieri abbiano dei corpi, dei nuclei che lavorano all'interno della comunità gay, esatto. E spesso sono fatti da omosessuali. È vero. Esattamente come all'interno della comunità indiana a Londra la polizia, Scotland Yard, ha un nucleo fatto da poliziotti prevalentemente indiani, perché conoscono l'ambiente, conoscono le persone, sanno come intervenire, sanno come rapportarsi, perché si avviene un episodio di omofobia o di razzismo di qualunque altro genere, è più facile denunciare a uno che si capisce esattamente come una donna vittima di una violenza sessuale ha più facilità a raccontare la propria esperienza e far denuncia a una donna e non a un uomo. Quindi questo dovrebbe essere, e poi in generale io sono questa teoria molto americana, molto giusta, del diversity management, cioè tu datore di lavoro devi creare le condizioni perché il lavoratore a casa sua si senta, al lavoro si senta come a casa sua. Se gli muore il compagno in un incidente stradale, il giorno dopo possa essere disperato, perché è giusto che sia disperato e non debba nascondere la sua disperazione ai suoi colleghi, perché in fondo noi al lavoro passiamo almeno un terzo della nostra vita. Non c'è dubbio. E quindi in questo, ecco, io credo che sia interesse di polizia e carabinieri creare un ambiente culturale per cui gli omosessuali presenti nei loro corpi possono fare coming out, possono dichiarare la loro omosessualità liberamente. È un loro primario interesse, ecco. Io credo che ci sia un'evoluzione culturale in atto, ripeto. È ancora molto lenta. Senta,
Senta, contatterete questo carabiniere deluso per sapere altre cose su questa sua testimonianza, oppure il blog è libero e non è che come fate in queste situazioni? In queste situazioni noi abbiamo già previsto di fare una piccola inchiesta che uscirà nei prossimi giorni su questo tema, partendo da questo punto. Ok. Da questo punto presenterei il blog e anche da questa intervista. Benissimo, grazie, okay. In bocca al lupo.